Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing. Questa breve puntata parleremo del Commodore PET contro il Commodore 64. Attenzione gente, che io del Commodore 64, Commodore 64 Maxi e Commodore 64 Mini ne ho già parlato, quindi in questo episodio di Retro Computing ci focalizzeremo ad osservare che cosa cambiò mamma Commodore nella motherboard del PET quando progettò il Commodore 64. Il PET fu introdotto il gennaio del 1977 ed era un computer per l'ufficio, quindi segmento business computing. Aveva la CPU di un 6502 ad 1 MHz, la RAM oscillava tra i 4K espandibile fino a 96K, ROM aveva 14K con un kernel e il BASIC. Era un colosso tutto all in one con monitor, tastiera, alimentatore e periferiche. Il monitor aveva modalità testo 40x25 e modalità semigrafica con caratteri petici. Il monitor integrato da 9 pollici in bianco, blu e nero. Insieme al PET, quindi nel computer, c'era il registratore a cassetta integrato, porta esterna per un altro registratore, porta IEEE 488, porta parallela, porta per espansioni di sistema, e poi c'era un'orribile tastiera a 73 tasti in gomma scarsamente ergonomica. Il Commodore 64, ormai lo sanno anche i sassi, fu introdotto nel lontano agosto del 1982. Aveva un MOS 6510 ad 1 MHz circa, 64K di RAM, ROM 20K con BASIC e kernel. Il case conteneva una tastiera vera e poi un alimentatore che era esterno e il monitor opzionale insieme a moltissime altre periferiche opzionali aggiuntive. Nella motherboard del Commodore 64 c'era il chip video MOS VIC-2, il quale gestiva 8 sprite hardware, produceva 16 colori con la possibilità di creare l'illusione ottica di avere un numero di colori maggiori tramite alcuni algoritmi software. Aveva una risoluzione video massima di 320x200 punti oppure in modalità 160x200. In modalità testo forniva una visualizzazione di 40 colonne per 25 righe. Poi era dotato del chip audio MOS SID 6581 che riproduceva 3 voci hardware con la riproduzione della voce umana senza appunto necessitare di hardware aggiuntivo. A livello di sintesi, il processore 6581 costruiva suoni a partire da 4 forme d'onda a impulsi o quadra, triangolare e a dente di sega, e poi il rumore bianco. E oltre l'ADSR, il numero di voci poteva essere aumentato mediante tecniche software che aggiungevano campionamenti, perché il SID poteva anche campionare segnali analogici con risoluzione di 4 bit. Poi ovviamente il Commodore 64 come porte esterne aveva la porta per la cartuccia, uscita RF, una porta IEEE 488, poi una porta per dati per il registratore a cassetta, l'uscita video S e 2 prese joystick. Quindi come hardware aggiuntivo opzionale c'era il registratore a nastro magnetico oppure il disk drive 1541 che si ebbe evolvere nel 1571 e poi 1581, e poi ovviamente un monitor se uno voleva un monitor della Commodore 1701 oppure 1702 a tubo catodico da, mi sembra, 15 pollici più o meno. Quindi, in buona sostanza, la Commodore cambiò il microprocessore, da 6502 vi pose il 6510, fu espansa la RAM a 64K, furono aggiunti 2 chip, uno per la gestione video, il MOS VIC-2, ed uno sonoro, il SID 6581.
tutto hardware che non era presente nella scheda madre del PET. Fu poi progettato un case che contenesse, diciamo, la scheda madre ed una vera tastiera. L'alimentatore fu posto in modo esterno e tutte le periferiche di input ed output furono rimosse dal computer e furono prodotte come hardware aggiuntivo opzionale, quindi non facevano parte del computer, quindi uno poteva comprare il computer anche senza le periferiche. Ovviamente ci faceva poco, ma comunque le periferiche furono poste esternamente in modo aggiuntivo rispetto al blocco monolitico del PET. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.